i poliziotti regalano peluche, i volontari della Croce Rossa distribuiscono acqua. Bologna avvia a pieno ritmo l'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina, aprendo una tensostruttura in piazza 20 Settembre davanti alla stazione. Un punto dove fare tutte le pratiche necessarie, i documenti di soggiorno in primis, ma anche la parte sanitaria, dai tamponi allo screening per la tubercolosi. Gli arrivi in Emilia-Romagna sono massicci. E stiamo accogliendo circa il 10% degli arrivi nazionali. L'auspicio che tutto cessi innanzitutto, ma che questi numeri comunque possano continuare a essere gestiti in questa misura, perché certamente all'orizzonte le nuvole sono scure e speriamo che non si addensino ancora di più. Promuoviamo la vaccinazione, e già molti l'hanno chiesta e gliel'abbiamo somministrata. Sappiamo che la popolazione che viene dall'Ucraina aveva un'adesione al tasso vaccinale piuttosto basso, quindi dobbiamo tenere l'attenzione è molto alta in una fase in cui la pandemia non è certo scomparsa, anzi purtroppo dà dei segnali di ripresa. La coda aumenta in fretta. Molti hanno scelto Bologna perché avevano già qui parenti e amici, altri sono capitati qui per caso. Ho la nonna e padre che abita qui, altre città, altra lingua. Difficile un po'. Siamo trovati con questa famiglia che sono arrivati così, portati da Romania, non avendo dove abitare, dove stare, e abbiamo parlato col marito di ospitare in casa. Per ora a Bologna si contano oltre 1200 arrivi e almeno 500 tesserini sanitari già rilasciati. Si è attivata anche la Caritas, con 60 famiglie che ospiteranno in via temporanea, in attesa che prefettura e comune vadano avanti nella ricerca di alloggi e gestori di centri di accoglienza. Sono 600, oltre 600 famiglie che hanno dato la loro disponibilità. Siamo tutti impegnati in modo quanto più sinergico, per dare risposte ad un'emergenza che è crescente nei numeri.